Buongiorno, io sto cercando un vernice lavabile che si può usare per dipingere le mattonelle. Avreste qualcosa del genere? Salve, ho visto sul vostro sito che avete rubinetti in ottone, giusto? Sì, buongiorno, sto cercando un lavandino antico di marmo o di pietra lungo massimo un metro. Sì, salve, dovreste consegnarmi oggi un frigo, un piano cottura e un forno Bompani. Vorrei sapere se è possibile più o meno l'orario della consegna. Grazie. Okay, are you ready to do an Italian kitchen makeover? Basically, I've just moved here and the kitchen is super important to me. It's where I spend most of my day. And there's all this pine, which I'm really not a big fan of. It kind of reminds me of the 70s, but I'm gonna sand that back, possibly paint it. Then in here, we have all these like sort of ugly gray tiles, which are a bit depressing. I want to add some color and some bit more of an Italian feel. So I'm going to put a primer on the tiles today, and then I'm going to stencil my own little stencil of like an Italian pattern, because basically to buy hand-painted tiles, it's far too expensive. I can't afford it, but I can with a lot of patience stencil a pattern around so that I do my own hand-painted tiles, and hopefully, fingers crossed, it shall work. Also, this is the fridge situation, just a little tiny, very just nondescript bar fridge. I can't work with a bar fridge. I'm cooked far too often, and the oven, oh my gosh, is this is no oven for a baker. It's just like you can't even fit a proper cake in there. So yes, I've got a new fridge and oven coming this week, and there's a lot of work to do, so I better get started. It smells a bit toxic, so I have my mask on. Okay. Emozionato! Let's go! No turning back now! Got my little tray. Okay. Sometimes very deep wisdom embodied in mythology, in myth. It really, what it points to is the arising of the human ego, which in the United States, in contradistinction to Western Europe, until 2000, top incomes were driven by rising labor income. As I say, it was a little white in sound, so I didn't have the chops for opera. You Buongiorno, good morning. I have a tea towel on my head because I was getting paint in my hair. I just put a second coat of primer on my tiles and they look really lovely and white. The cupboards still have a way to go though, and I'm excited. It's getting there. It's a lot of work, but it's getting there. Thank you.
Arno, good morning. So, new day, my two base coats are dry and I'm ready to start stenciling. I've been testing out this blue and I really love it, but what I want is that kind of weathered effect. So instead of using a brush or a roller, I found the best way is to use just my fingers, and so I can sort of smudge it and have it look like it's basically a beautiful Italian crumbling tile that has been here for 100 years. So let me show you. So I've just been doing a test, and you see here that I like this kind of effect where it's just sort of rubbed off a little bit, and in other places it's thicker. I think what I want is that inconsistency so that it really does look hand painted. And then this is this here. It's, you can see it's such a different, and when you look at this, it's quite busy, but then it's much more subtle, the finished effect. And this is again just done with my finger, but I love it because it sort of looks like it's, you know, worn away over the years. Whereas if you were to, over here, I just did a with a paintbrush, and it's nice, but it's all sort of smudged, and then it's quite strong. Whereas I think that this is lovely and sort of delicate, and particularly if I'm going to repeat the pattern. The immediate concern here, which is epidemiological and economic. Buongiorno! I have been painting all day, all night, all week in fact. It takes a lot of work and a lot of patience, but as you guys know, I think a lot of you are like this too, know that I just love things that require time and patience, and you have to sort of really execute these exquisite little details, and then you step back and the result is something that feels very beautiful and made with love. And these days when everything is so homogenous and uniform and manufactured, I think it's lovely to you know, you walk past, hopefully, walk past this cucina, this kitchen, and you'll feel that it was made by a human, because there's little error, there's inconsistencies, and that's what, I don't know, that's what I think we need sometimes, no? Do you agree? Ciao amore, senti, finalmente ho finito il bordo e ti ho mandato la foto, ma ora sono indecisa se faccio quell'altra fantasia dentro o no. Ma tu pensi che sia più pulito se lo lascio così? È difficile immaginare come sarà tutto riempito, però, no? Dimmi tu, dimmi. Thank you.
in little secondhand stores for things that I can pick up for a couple of few dollars, but I have to restore them or paint them or just see them differently. And I signori? Sì. Questo è un filo, vede? Ora glielo faccio vedere il filo. I love the idea that every sort of angle of a kitchen could have a narrative, like a little story, and a lot of, you know, a lot of these fancy kitchens that are in these sort of multi-million dollar mansions are so, they have all the gadgets and they spend so much money, but there's no soul. From my perspective, there isn't, they don't feel cozy. And because I spend so much time in the kitchen, I like to have very natural materials like stone and timber with, you know, cracks in it and stuff that's painted by hand. And tomorrow I'm excited because I'm going to go meet this man. He finds antique sinks made out of pietra serena, so stone or marble. It's really very, very much part of like the you know, the Tuscan farmhouse kind of aesthetic, which is to have this beautiful big sink, because you're always cooking like a big pot of pasta, and I certainly am. I've always got these big heavy copper pots, so I really want a nice big farmhouse sink. Questi sono ganzi, questo è lo scaldavivande, se te le remozioni, sì, ci mettevi dentro il cibo a tenere caldo. Sì? No. Ah, bellina. No. E questo che cos'è? Questa è di una nave. Ah, no. Sì, per comunicare dal sì, comandante ai motori. Quindi mezza forza, adagio, molto adagio. Hanno 45 anni, Numero di serie, mi richiamano. Sì, le chiavi si possono rifare, sono a Parigi. 5 giorni hanno rifatto le chiavi. No, cioè, se lo meritano. Cioè, se meritano il successo che hanno. Sì. 5 giorni, cioè delle valigie che hanno 45 anni hanno rifatto le chiavi. Roba da morire. Pazzesco. Se lo meritano. A little bit strange because we have to stay apart for the le regole, the rules, but I'm here with Francesco and Daniele. Io volevo capire, cioè, la storia di questo posto. È iniziato nel 96. 96, sì. Allora, la passione è nata prima. Sì. Il mio nonno era un contadino e ha cominciato a traslocava a casa negli anni, fine anni 80, 90. Sì. C'aveva un sacco di cose che avrebbe buttato via. E io ho detto, ma come le butti via? Te le trovo da vendere. Sì, e ha iniziato a commerciare le cose di casa. Sì. E da lì è nata una passione. Bello. E perché voi siete di qua, no? Sì. Sì, siamo Buggiano. Sì. Buggiano Castello è un paese medievale a 5 km da qua. Ah, sì. Da dove arrivano tutti quei, o dove trovate? Allora, la prevalenza è toscana. Io ho questo debole per queste cose antiche. Cioè, invece di comprare le cose da Ikea, cioè se tu vedi un tavolo del genere, di marmo, di pietra... Certo. Poi parla, sì, perché c'ha il tempo addosso. Sì, è una sensazione diversa rispetto a una cosa fatta ora industriale, che sia ferro, che sia legno, che sia pietra. Sì. È tutto un altro sapore, un'altra vita. E i clienti che vengono qua che dicono quando entrano in questo paradiso? Beh, più delle volte non si immaginano che ci sia tanta roba così, sinceramente, insomma, perché non è così facile. Ora, per noi è diventato, tra virgolette, facile, perché bene o male, appunto, il nostro lavoro è più di 20 anni. Piacciono anche agli italiani o solo agli turisti americani che vogliono la villa rustica in Toscana? No, gli italiani stanno apprezzando sempre di più. Sì. Il materiale autentico, il materiale vero. Inizialmente hanno portato questo trend gli stranieri, sì, gli svizzeri, i tedeschi che sono arrivati in Italia, gli inglesi per primi, sì, hanno incominciato a rifare le case come erano nate. Sì. E invece adesso anche gli italiani. E lo fai con la stessa qualità, costa di più nuovo. Ah, sì. E la cosa assurda è quella. Se tu fai un cotto nuovo fatto a mano, per esempio, bello, sì, veramente fatto a mano, sì, costa tantissimo. In più questo ha una sua caratteristica di essere, per dire, la pavimentazione consumata dal tempo. 200 anni a camminarci sopra non la reinventi, non la rifai,
ci provi ad arrivare col nuovo, ci provano col nuovo a cercare di assomigliare al vecchio, ma non ci arrivi. Sì, no, infatti, cioè in questi giorni, soprattutto online, vedi, cioè si vedono tutti questi prodotti vintage, finti, no? Esatto, esatto. Non lo so, è un'altra cosa. È triste, sì. È triste. All'estero, no? Negli Stati Uniti, in Australia, la tipica cucina toscana, però non c'è niente di tipico, è tutto nuovo. Tu puoi costruire una cucina molto lussuosa, però è fredda. Fredda, morta, vero. Io ho dipinto le mattonelle e le piastrelle, no, a mano. Ah, bellino. Sì, perché volevo, cioè, poi ho visto che dalla Sicilia costa tanto, cioè, sì. E perciò volevo aggiungere questo lavandino, perché adesso abbiamo un lavandino che funziona benissimo, molto moderno, però non mi parla, come hai detto, sì. Tu, cioè non... Che siccome uso tante pentole grandi, volevo un lavandino rustico con una vasca. Certo. Marmo. Sì, sì, di marmo, di pietra. Questo è un colore classico toscano che è bellissimo. Poi queste sono molto antiche, sono mattonelle del 600, sì. Tutte tagliate a mano, formato piccolissimo, 18x18, che non si trova quasi più. È diventato introvabile. Perché poi col passare del tempo hanno portato i formati al 20, 25, invece in antichità facevano questi formati qua, 17, 18, 19. Bellissimi. Sì. C'è tanto lavoro. E come hai imparato tutte queste cose? Con la passione. Sì. Con la passione incominci a comprare, incominci a sbagliare, allora incominci a cercare di essere ferrato. Ma il nonno ti ha dato qualche consiglio? No, il nonno era un vecchio contadino calzolaio, sì. Bellissimo, bellissima persona, però non aveva la cultura del vecchio, della cottura del cotto, della formazione della pietra. Sì. È stata una persona che ci vorrebbe ancora. Grazie. Nonostante siano passati tanti anni, sento la mancanza ancora. Guarda che bello, questo qua. Sì. Queste sono mattonelle che hanno 100 anni, c'è stato camminato sopra per 100 anni, sì. E quando poi saranno pulite saranno morbide. Sì. Morbidissime, lisce. Come si diceva prima, è materiale che parla. Sì. Materiale che parla. E che tipo di persona sa apprezzare queste cose o cerca un pavimento così? Diciamo che... il buon gusto ce lo possiamo avere tutti, però chi è di cultura apprezza molto di più, secondo me. Chi ha una cultura elevata apprezza di più queste cose. Cioè, poi il buon gusto ce l'ha sia quello che non ha studiato, che non ha fatto, e il brutto gusto ce l'ha anche quello che ha studiato. Sì. Però cioè apprezzare queste cose, apprezzare uno che ha una certa cultura l'apprezza di più. Sì. È la verità. No, gli stranieri in particolare, gli stranieri che vengono in Italia amano, perché già vengono in Italia, quindi ami, sì. L'Italia, il paesaggio italiano, cioè. le costruzioni italiane. Gli stranieri ci hanno insegnato tanto, secondo me, perché sono stati i primi proprio a iniziare a capire che togliere un cotto da 200 anni per metterne uno industriale fatto ieri a macchina era... Una boiata pazzesca. No, infatti tanti italiani mi dicono, ma Kylie, perché non vuoi abitare in Australia, il tuo paese dove tutto funziona? Però io ho detto, guarda, nonostante tutti i problemi, cioè cosiddetti certo. Problemi in Italia, cioè questa storia, cioè la vostra cultura, sì, sì. Cioè, mi fa impazzire. A volte tocchi dei materiali e smontiamo dei materiali o abbiamo dei materiali in magazzino, se ci pensi bene che la scoperta dell'America non c'era ancora stata. Sì. Cioè ci sarà qualcosa, cioè, sì. Vorrà dire qualcosa. Sì. Secondo me c'è le nostre costruzioni. Poi per carità lo sviluppo è stato esponenziale, l'America ha fatto, sì. Come l'Australia, ha fatto delle cose grandissime, pazzesche. Poi come ho detto prima, questi materiali naturali cambiano il mio mood, io mi sveglio, sì. E cioè, inconsapevolmente, cioè inconsapevolmente. Tocco qualcosa, c'è il banco della, sì. Cucina e mi sento, non so, più leggera, più tranquilla. È vero, ma secondo me questi materiali hanno, sì, un'anima. Sì. Però sennò sembra che uno sia poetico e basta, no? Sì. Questo è il mio lavoro e dal mio lavoro deve venire il mio guadagno. Però io lo faccio perché ho passione, se no un lavoro così senza passione non la fai.
È impossibile fare un lavoro così senza passione. Io prenderei quelle grosse. Sono bambini della nostra epoca, ma cresciuti in campagna. Vai, ora si può andare giù. Allora. Giù, giù, giù. See, what I want is these really little discreet stitches. È bellissimo, no? Le mattonelle sono finite, the tiles are finally finished, they're sealed, they're beautiful, they cover the whole wall, and it looks amazing, I can't wait to show you.